sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e Ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295. costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 alle Fornasette di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio, sulla bocca di tutti, caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como, 340 22 45 235, trevahome.it. Alla riga Monticeppi si affrontano Lecco e Padova per la 18ª giornata di andata, ne manca una al termine proprio del girone di andata nel campionato di Serie C, girone A. Si affrontano a Riga Monticeppi due squadre con un momento di forma sicuramente inverso. Lecco deve riscattarsi, Padova ha dato il segnale di ripresa. Due minuti e il Padova è davanti con il tentativo di De Marchi. Deviata la palla, la sua conclusione alta sopra la traversa. Quattro minuti, l'apertura a sinistra per Zambataro. Zambataro prova la conclusione murata e Carlo Ilarin, sforbiciata, realizza il gol del vantaggio del Lecco. Splendida l'esecuzione, per difficoltà, per tecnica e per coordinazione da parte del giocatore numero 20 blu celeste. Eccolo qui, davvero bellissima la conclusione vincente per battere Antonio Donnarumma. Riapprezziamo ancora conclusione di Zambataro deviata e poi la volée di Ilari. C'è la soluzione più complicata, ma se la cava alla grande. Lecco in vantaggio dopo 4 minuti. Tentativo di Buso sulla destra, entra in area e poi torna su di lui. Belli con grande scelta di tempo, si fa anche male, niente di grave per lui. Rimessa laterale, sbaglia e Pinzauti sta per battere Donnarumma, poi arriva anche la conclusione di Ilari e salvataggio clamoroso sulla linea. Si salva il Padova, ancora Lecco. Il tentativo di Pinzauti qui non la prende benissima, finisce fuori. Arrembante il primo tempo, soprattutto la prima mezz'ora dell'Ecco, poi Padova, la conclusione, qui c'è una deviazione nel cuore dell'area, e veramente Cretella vicino al gol del Padova, ancora lui la mette sul secondo palo, c'è un colpo di testa e poi Zambataro, una sfortunatissima deviazione per il pareggio del Padova, Liguori. Ha rimesso dentro il pallone col colpo di testa e Zambataro se la ritrova lì, rivediamo. Cretella, campanile lungo sul secondo palo, vicino alla linea dell'out Liguori, la rimette in mezzo, trova però la coscia praticamente di Zambataro che inavvertitamente batte il proprio compagno di squadra Riccardo Melgrati per il pareggio del Padova che senza aver fatto nulla di straordinario si ritrova a metà del primo tempo in equilibrio nuovamente, 1-1. 54esimo, Lecco davanti con Ilari, mette giù bene il pallone, prova il cross morbido nel cuore dell'area piccola e ancora una volta si salva la difesa del Padova. Intervento di Gasbarro, dall'altra parte Zambataro, Zambataro la rimette dentro, la palla attraversa tutta l'area di rigore, arriva Luca Giudici con un siluro di destro e il capitano dell'Ecco fa 2-1. 55 minuti sul cronometro, Lecco meritatamente ancora in vantaggio. Luca Giudici si era visto di meno nel corso del primo tempo, ma quando serve il capitano dell'Ecco risponde sempre presente, fa valere il suo peso anche tecnico. Qui calcia benissimo a incrociare, tiro è potente, teso sul palo lontano, nulla può Antonio Donnarumma, 2-1. Bravo anche Zambataro a andare a recuperare questo pallone destinato all'out e a rimetterlo dentro. Meritato il 2-1 dell'Ecco. Esultano i supporter blu celesti in curva nord, poi scivola Battistini dopo un buon recupero, favorisce allora l'azione di Cretella che va ancora al cambio gioco Ceravolo e poi non arriva dall'altra parte per un soffio ancora il compagno, e Padova che va ancora una volta vicino al gol. De Marchi non sfrutta questa occasione, Lecco ancora, la palla per Ilari, deviazione dalla difesa del Padova. E allora Lecco vicino al terzo gol al 65esimo. Dall'altra parte Vasic prova la conclusione, l'ex di giornata. Lo scorso anno uno spicchio di stagione in blu celeste per lui.
palla che però esce alta, ma era una buona soluzione. Nel finale Magni va via, dà dentro un buon pallone, la palla arriva dopo il rimbalzo a Ilari che calcia con il mancino deviato. Finisce poco più tardi la partita, c'è tempo però ancora per questa occasione. Cretella la deviazione, si salva la difesa del Lecco. Battistini in tuffo. E l'ultimo sussulto del match. Dopo 5 minuti di recupero arriva il fischio finale dell'arbitro. Il Lecco torna alla vittoria, supera 2-1 il Padova. Riga Monticeppi, la vetta dista solo un punto.